Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi vi propongo un esercizio che ci permette di determinare la costante acida di un acido debole in soluzione acquosa quando conosciamo il pH della soluzione. Vorrei rimarcare il fatto che gli esercizi che vi propongo non sono presi a caso e quindi hanno una certa valenza didattica, nel senso che cerco di offrirvi quegli esercizi tipo in modo tale da poter risolvere in maniera piuttosto agevole e più semplice quelli che vi vengono proposti sia in sede universitaria che in sede scolastica di scuole medie superiori. Questo esercizio può essere svolto nella stessa maniera se abbiamo a che fare con una base debole e quindi andare a determinare la costante basica. Ok, quindi passiamo direttamente all'esercizio. Ci dice che il pH di una soluzione 0,1 molare di acido formico, quindi un acido abbastanza debole, è pari a 2,39 e vogliamo conoscere la costante acida dell'acido acetico. Partiamo dalle formule che non mi stancherò mai di dire che dobbiamo imparare, quindi sappiamo che il pH di una soluzione è uguale a meno logaritmo della concentrazione degli ioni H+. Ripeto, questi ioni H+ o gli ioni OH- sono gli ioni presenti all'equilibrio, per cui da questa relazione posso ricavarmi la concentrazione degli ioni H+ è uguale in questo caso a 1,0 per 10 alla meno pH. Se avessimo voluto conoscere l'OH-, chiaramente l'esercizio sarebbe stata la costante basica e una base debole, 1,0 per 10 alla meno pOH. Bene, quindi andando a eseguire l'operazione, quindi H+ è uguale a 1,0 per 10 alla meno 2,39, la concentrazione degli ioni H+ sarà pari a 4,1 per 10 alla meno 3. Io chiaramente gli esercizi li ho già svolti per non commettere errori durante la lezione. Che cosa sono questi 4,1 per 10 alla meno 3? Sono gli ioni presenti all'equilibrio, per cui vado a scrivere l'equilibrio, quindi l'acido formico è un acido debole che si dissocia in ioni H+. Più la base coniugata che è HCO o meno. Quindi all'inizio cosa abbiamo? Abbiamo 0,1 moli di acido. Quindi quanti se ne formeranno all'equilibrio? Lo conosciamo già. Quindi 4,1 per 10 alla meno 3 e 4,1 per 10 alla meno 3. Consumate chiaramente sono quelle che noi abbiamo qui, 1,1 per 10 alla meno 3, equilibrio sarà pari a 0,1 meno 4,1 per 10 alla meno 3. E quindi 4,1 per 10 alla meno 3, 4,1 per 10 alla meno 3. A questo punto andiamo a scrivere, qui sono rimaste ancora esercizi della precedente lezione, quindi l'equilibrio come lo impostiamo, quindi la costante acida è pari alla concentrazione degli ioni H+ per la concentrazione di HCOO meno fratto, in questo caso, la concentrazione di HCOH. Andando a sostituire i valori, quindi KA è uguale a 4,1 per 10 alla meno 3 per 4,1
per 10 alla meno 3 fratto 0,1 meno 4,1 per 10 alla meno 3. Quindi andando a risolvere questa equazione otterremo 18,61 per 10 alla meno 6, sì, 16,81, scusate, fratto 9,59 per 10 alla meno 2, andando a semplificare, la KA che ne deriva sarà pari a 1,75 per 10 alla meno 4. Ok, quindi abbiamo fatto un esercizio rapidissimo, facilissimo. Ripeto, possiamo trattare anche una base debole, conoscendo il pH, e poter arrivare a calcolare anche in questo caso la costante basica. Ok, io ho terminato, vi saluto. Se avete esigenze particolari non esitate a contattarmi, se volete magari che svolgiamo esercizi un po' più complessi. Chiaramente iscrivetevi al mio canale e se vi è piaciuta la lezione schiacciate un like.